Allora, vediamo queste 4-5 tavole. Non riuscivo a dormire. Allora mi misi ad ascoltare. Sentivo il respiro di Raina e al di sotto il suo cuore che batteva. E inoltre il lieve mormorio degli spiriti nella stanza. Riuscivo perfino a sentire la neve che cadeva. E i suoni si ordinarono in una musica silenziosa, avvolgendomi in una spirale, finché non mi addormentai. Trovo in queste tavole la rappresentazione più profonda e d'impatto di quella che possiamo chiamare la fusione dell'amore. Mi pare? Quell'armonia tra noi e l'altra persona e sembra quasi il cosmo, in quei pochi istanti in cui questo riesce ad accadere. Sarebbe bello se accadesse per tutta una vita, sempre, no? Io vi auguro che qualche volta nella vostra vita sia successo questo. Questo sentirsi, percepirsi in una profonda armonia, sintonia con l'altra persona e con tutto ciò che ci sta attorno in un turbine magico. Ok? Chi c'ha le corazze, questa roba qui, non ci arriva. Non ci arriverà mai. Se tu vuoi questa roba qui, devi correre il rischio di toglierti la corazza e di entrare in relazione, in contatto, di condividere il tuo mondo con quello dell'altro, di entrare in relazione profonda, di scambiare carezze, di aggiustare, eccetera. Poi è vero che può essere anche un momento magico, un dono, qualcosa che sembra istintivo, ma è anche frutto di una volontà di incontro dell'altro. Ok? Vedo delle facce un po' stranite. Una illusione che molti fidanzati hanno e che non sono pronti a metabolizzare e che a volte crea le prime crisi di coppia, che non è che sono per forza cattive, si possono anche risolvere, è che io faccio tutto quello che ero prima di sposarmi e in più mi sposo con te. Chiaro? E invece questa cosa non è fisiologicamente possibile, perché se io inizio a vivere insieme a te, allora inizia che ci deve essere una sovrapposizione tra questi due. Ci deve essere una parte in comune. Quella parte in comune, se ci va bene, condividiamo già qualcosa io e te. Magari abbiamo la stessa passione, allora in questa parte in comune c'è già una certa passione, meno male. Ma se io avevo il calcetto due volte a settimana e tu avevi la piscina due volte a settimana e ci sposiamo insieme e non vogliamo fare la fine di quelli là, per cui io faccio le mie due fanno vita e poi ci vediamo così, ti meno a caterina e ce ne andiamo, ma condividiamo delle cose insieme significa anche condividere del tempo insieme. E allora questo tempo da qualche parte lo devo prendere, lo devo togliere dalla mia vita che è soltanto mia, devo togliere qualche cosa. Qualcuno dice la Michele, non è che me l'ha tolto lei, ho scelto io di rinunciare, giusto? Beh, di fatto il risultato è questo. Ok?
Ok? Ed è qui che c'è un legame, c'è un impegno, c'è un investimento, c'è una scelta, anche un sacrificio che qualcuno fa per fare spazio a un noi, per fare spazio a qualcosa. Gli amici se ne accorgono subito. Ecco, non esce più tutte le sere con noi da quando conosce quella là. Meno male! Dovete essere contenti, se volete bene a lui e alla coppia, dovete volere questa cosa. Che lui non esca tutte le volte con voi, perché deve dare del tempo alla coppia che ha costruito. Però deve dare anche il tempo con gli amici. Perché facci piano? Perché? Finisci la frase? Perché è giusto così? Non è che deve esistere solamente. Perché è giusto così? Oh, adesso aggiungiamo un altro pezzo che manca. Però una cosa alla volta. Aiutiamo le persone, le coppie, a costruire questa parte comune. Per alcuni versi è semplice. E grazie a Dio l'innamoramento aiuta. Ma questa parte non è soltanto frutto di una buona volontà iniziale. C'è bisogno di alcune attenzioni. Vediamo se le vediamo adesso. Lei dice, beh, quella è mia moglie, mio marito, non c'è quella esclusiva. Sì, ma della sponsalità esclusiva, ma non delle relazioni o della vita. Okay. Un altro immagine potrebbe essere questa. Siamo in un liceo, abbiamo degli amici che parlano tra di loro. Per come la vedo io, dice, ci sono tre gradi di intimità in una relazione. Il primo è l'amicizia. Poi viene la frequentazione intensa e poi c'è Rick ed Amy. Quella non è intimità, è osmosi, dice l'amico. Guardate, Rick ed Amy sono così incollati che usano un solo maglione per tutti e due, per stare sempre abbracciati. Ok? E loro commentano, pensa solo a quanti soldi abbiamo sprecato finora vestendoci separatamente. Per gli amici non sono Rick e Amy, sono Rick ed Amy. Li chiamano proprio così, sono dei personaggi di questa vignetta. Vi do le cozze. Allora, attenzione, io vi auguro anche una fase cozza nella vostra vita di coppia. Ok? Perché serve per provare, cioè per sperimentare la fusione e per trovare il famoso equilibrio di cui andremo più appena a parlare, perché vediamo come si costruisce. Ma intanto, va sperimentato, ci vuole un po' di aggiustamento, no? All'inizio, per capire quanto deve essere profonda questa compenetrazione, però giustamente non si deve fagocitare questo spazio dell'altro. Quindi due tentazioni, no? Estreme. Da una parte quella di restare ognuno per fatti suoi con la sua vita. Dall'altra parte dice no, paga un prezzo, rinuncia a un pezzo di te per costruire un mondo. E anche questo bisogna saperlo fare. Però è anche vero che non devo pagare, non devo cancellare tutto ciò che è fuori. Perché la coppia stessa diventa fragile. La coppia stessa diventa fragile quando c'è soltanto fusione e non c'è invece uno spazio del singolo individuo. Lo vediamo con un altro tipo di gioco, per il quale è necessario di nuovo alzarsi e sgomberare la sala delle sabbie.